Buongiorno, siamo qui presso il Caffè Vittore di Chieti con Livio Di Bartolomeo, presidente responsabile dell'Assoconsum. Ciao Livio, tu in questi giorni, in cui ultimamente, negli ultimi mesi, hai fatto un'azione qui, diciamo, col comune di Chieti. Cosa riguarda questa azione che ha interessato il comune teatino? Mi riepilogo brevemente. L'azione è di fine settembre. Abbiamo protocollato una richiesta presso l'ufficio preposto del comune, richiesta relativa all'acquisizione della carta dei servizi del comune stesso, perché da parte di cittadini e associati vi ha ricevuto lamentele per quanto riguarda lo svolgimento corretto delle proprie funzioni e il rivolgimento esaustivo dei servizi da parte del quinto settore lavori pubblici del comune di Chieti. Questa richiesta purtroppo per noi è stata, diciamo così, evasa. Tant'è che ci siamo trovati nel mese di dicembre a scrivere alla funzione pubblica in capo alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Che cosa è successo a questo punto? La funzione pubblica il 23 dicembre, a mo' di regalo di Natale, ci ha scritto e per conoscenza ha scritto anche al Comune di Chieti, una persona del segretario generale, sollecitando l'ente locale stesso a che risolvesse questa situazione di impasse. Della carta dei servizi? Sì. Purtroppo per noi, siamo in febbraio, questa situazione è rimasta tale. Quindi cosa chiedete? Cosa volete dare un'altra richiesta? Siete in attesa? Sicuramente ci faremo latori di un messaggio di sollecito al Presidente del Consiglio dei Ministri, funzione pubblica. E poi noi siamo sempre così, in attesa, speranzosa, però più il tempo passa e più ci rendiamo conto che forse le condizioni potrebbero essere condizioni di esito negativo. Sì. In attesa di una risposta da parte del comune, che a breve andremo a intervistare tramite la persona del segretario generale, da Cristiano Vignale, ovviamente se ci vorrà concedere un'intervista, da Cristiano Vignale è tutto, salutiamo Livio Di Bartolomeo. Buona giornata.